Ciao ragazzi, come sapete sul mio canale si parla di tecnologia e molto spesso di droni. In questo video non parlerò però di droni, ma vi porto un contributo che ritengo molto interessante. Il titolo non è a caso, infatti guardate tutto il video e capirete il perché. Ma partiamo dall'inizio. In questi giorni cercavo qualche buona offerta per la telefonia e mobilità, perché sto testando Iliad e non ne sono affatto contento. Mi sono imbattuto in Optima Mobile, un piccolo operatore virtuale che opera come ESP sulla rete Vodafone. Ho scoperto che questa azienda ha un business più ampio e si occupa attualmente di luce, gas e fibra. Ma oltre a questo ho pure scoperto tariffe particolarmente convenienti appunto sulla telefonia mobile. Allora ho voluto approfondire e condividere appunto con voi tutte le mie ricerche ed impressioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come funziona, di cosa parlo e quali sono le offerte incredibili. Vai! Vi parlo di questo piccolo operatore semplicemente perché usa la rete Vodafone, dunque una buona copertura e offre delle tariffe assurde che non avevo mai trovato fino adesso. Voglio spiegarvi, e questo per i meno esperti. Prima di parlare dell'offerta che ho scovato su web, vi voglio parlare appunto di una cosa importante su Optima Mobile. Optima Mobile è, come detto, un SP MVNO. Mi chiederete che cosa significa queste sigle. È semplicemente un operatore virtuale che offre i propri servizi e si appoggia alla rete di un gestore più grande dotato di infrastruttura propria e, come appena detto, in questo caso proprio Vodafone. Dunque, se nella vostra zona ricevete bene Vodafone, con questo piccolo operatore non avrete problemi di copertura, anche perché ovviamente la copertura è assolutamente identica a quello che usa Vodafone. Le SIM di un operatore ESP sono identiche a quelle del gestore ospitante e sono emesse proprio da quest'ultimo. In buona sostanza, diciamo che il call center e parte commerciale marketing è gestita direttamente da Optima, mentre tutta la parte tecnica, come l'installamento delle telefonate, è totalmente a carico della Vodafone, appunto. Questa la vedrei come una garanzia di qualità a questo punto. Ovvio, non possiamo dire che i full MVNO non garantiscono ottimi servizi, ma è molto importante, come in questo caso, che dietro la scelta del full MVNO ci sia un'azienda con grosse capacità di investimento. Dunque, appunto, tornando a Optima Mobile, avendo alle spalle Vodafone, presumo che funzioni bene. Ed ecco, prima di fare questo video, che ho appunto preso molte informazioni al riguardo e adesso voglio analizzare, evidenziare insieme a voi, e ne voglio un attimino parlare. Dalla mia attenta ricerca, per quello che sono le recensioni e commenti su web, Optima si aggancia sempre senza esitazioni alla rete, e questo è un lato positivo. Dunque, grossi problemi di copertura sicuramente non ce ne sono. I tempi di installamento delle telefonate sono in linea con gli operatori che ci sono a giro. Fino a qualche tempo fa qualche difficoltà veniva riscontrata con internet, perché pur utilizzando Vodafone l'uso era limitato all'utilizzo esclusivo delle reti 2G e 3G. Ma nelle ultime offerte, che vi farò vedere subito, ecco che spunta appunto l'opzione 4G anche per Optima Mobile, e di conseguenza probabilmente le cose cambiano. Le prestazioni di Optima Mobile in alcuni servizi sembrano però carenti, come per esempio il tethering. L'hotspot infatti sembra non funzionare molto bene. Infatti spesso, dopo aver condiviso la rete con un computer, la connessione, dicono molti utenti, risulta a momenti anche assente. E questa magari potrebbe essere una nota a sfavore dell'offerta. Inutile che mi dai 20 giga se poi non mi metti in condizioni di utilizzarli come meglio voglio. Non vi pare? A me mi sembra il minimo. Onestamente, queste sono tutte le recensioni messe insieme da me in questi giorni, ed è probabile che Optima Mobile
in futuro o già con le ultime offerte riesca ad eliminare magari questi piccoli problemi e limitazioni che vi ho elencato e che ho trovato su web. Una cosa che ho notato è che cercando sui vari store Apple e Android non ci sono app per i clienti appunto di questo operatore. Vedo comunque che esiste un'area riservata abbastanza completa sul sito web di Optima. Vi metto qua sotto il link, ovviamente in descrizione. Fatte le doverose premesse, veniamo all'offerta che onestamente mi ispira veramente tanto, e il titolo non è un caso. Infatti, ascoltatemi bene, per i primi 500 clienti che procederanno con l'attivazione di una delle offerte Optima Comfort, Optima 20 Special, è previsto un costo iniziale di attivazione base per tutti di €15,90, comprensivo della SIM. Ma poi l'offerta è davvero davvero assurda e incredibile. Infatti, queste sono le cose che includono e quanto costano. Per Optima Comfort abbiamo 600 minuti di chiamate verso tutti, 1000 minuti verso gli operatori Optima che non si sa quanti saranno, 100 SMS e 5 giga di internet a 4G. Il costo, udite bene, è di €3,50 al mese. Questo per le prime 500 SIM attivate. E vedo al momento che mentre sto facendo questo video sono ancora attivabili tutte le offerte, altrimenti è comunque €4,90 al mese. Inoltre, per i primi 500 clienti di Optima, appunto Comfort, potranno contare sul prezzo promozionale anche riferito al primo mese. Infatti il primo mese non pagheranno l'altra offerta più corposa ma sempre conveniente, è Optima 20 Special, e include 1000 minuti verso tutti, 1000 minuti verso i numeri Optima, 100 SMS, 20 giga di internet a 4G ad un costo di €4,50 al mese, sempre per le prime 500 SIM, altrimenti sono €6,90 al mese. Notavo dal sito che è ancora attivabile è Optima Semplice, che con una formula annuale, infatti paghi €24,90 all'anno, e questo vale sempre per il primo anno e per i 500 clienti che acquistano una SIM, offre 400 minuti verso tutti, 1000 minuti verso gli operatori Optima, 3 GB di internet. Insomma, ragazzi, qui si parla alla fine di €2 circa al mese, ma è veramente assurdo. Per quello che ho capito, queste offerte sono attivabili esclusivamente dallo shop online dell'operatore virtuale. Insomma, io non l'ho ancora fatta, ma sono tentato veramente di provarla e di rientrare appunto nei 500 primi clienti con le SIM per prendere €3,90 al mese, e questo sarebbe veramente un bel fare. Io credo, non so se voi la pensate come me. Insomma, vedete voi, a me non mi cambia veramente nulla, non sono sponsorizzato da questa Optima e questo video vuole essere solo un contributo interessante per chi segue il mio canale. Penso proprio comunque che la proverò, e se vi magari interessa che la provi e vi faccia sapere, lasciatemi un commento qua sotto, che magari tra qualche tempo vi faccio un nuovo video e vi spiego realmente come va usandola direttamente e provandola sul campo. Vi lascio inoltre il link dei dettagli qua sotto nella descrizione di questo operatore e di questa offerta, per cui non mi resta che salutarvi e dirvi ciao alla prossima. Datemi un bel like qua sotto, mi raccomando, e iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao da bighe.net.